Ciao, siamo Andrea e Valerio dell'ensemble Revry. Dato che abbiamo ricevuto diverse mail da gente incuriosita della nostra raccolta fondi per il CD Gnos Furlanis, abbiamo pensato che un video potesse essere più esplicativo di 100 comunicati stampa. Per cui, eccoci qua, parliamone direttamente con Valerio, ideatore del progetto. Innanzitutto Valerio, chi siamo noi Revry? Noi Revry siamo un progetto che ho avviato nel 96 per realizzare liberamente le mie idee musicali. Nel corso di questi anni abbiamo realizzato diversi CD che sono stati accolti ottimamente in Italia all'estero e hanno ricevuto le lodi di Donato Zoppo, che è uno dei massimi esperti prog italiani, e di Enrico Buonaccorti su Radio Rai 1, per cui direi che qualche soddisfazione l'abbiamo ricevuta. Perfetto, chi volesse avere informazioni sui Revry, magari vedere qualche video e sentire qualche file, sapere che concerti sono in programmazione, come può fare? Può andare sul nostro sito ufficiale reveryeweb.com oppure sulla pagina Facebook reveryeweb. Se volessimo dare una definizione, come definiremmo il nostro stile? Il nostro stile possiamo definirlo ethno-progressive, perché partiamo dalla musica etnica antica italiana e mediterranea, rielaborandola attraverso stili contemporanei, cioè strumenti contemporanei, suoni contemporanei, insomma mischiamo il nostro passato per andare verso il futuro musicale. Ok, per citare giusto qualche artista italiano estero che fa un tipo di musica simile o avvicinabile a quella di Revry? Ma potremmo dire Peter Gabriel, i vecchi Genesis, la PFM, Gianluigi Trovesi, Nuova Compagnia di Canto Popolare. Io aggiungerei, se sei d'accordo, i Jethro Tull. Anche, sì. I Jethro Tull che usano come noi anche degli strumenti acustici accostati agli strumenti elettronici. Esattamente, è vero, sì. Perfetto, e questo progetto, questo disco, Gnos Furlanis, il timp dal Sium. Come mai un titolo così strano? Di cosa si tratta? Gnos Furlanis, il timp dal Sium, è friulano e significa notti friulane, il tempo del sogno. Perché questo? Perché il tempo del sogno per gli aborigeni australiani è il tempo mitico nel quale ogni uomo può ritrovare se stesso e il significato della propria esistenza. Nel mio caso il tempo del sogno è evocato dalla lingua friulana, per cui partendo dalla poesia di autori friulani del Novecento, tra cui questo signore Pierpaolo Pasolini, partendo appunto da queste poesie abbiamo costruito una specie di racconto in musica che speriamo arrivi a più gente possibile, anche al di fuori del Friuli chiaramente. Ovviamente chi non conosce la lingua friulana potrà in ogni caso goderne la sonorità, ma attraverso il libretto avrà tutte le opportune traduzioni per poter accedere anche ai contenuti che sono particolarmente... Sì. Esatto, come del resto abbiamo fatto anche nei CD precedenti. Infatti noi abbiamo sempre dedicato cura particolare anche ai libretti del CD, presentando ad esempio nel caso di un CD su poesia di Shakespeare anche la traduzione in italiano della poesia shakespeariana, così come abbiamo fatto anche in un CD dedicato alla lingua esperanto, che aveva appunto i testi riportati sia in italiano che in inglese. Bene, e come mai la scelta del crowdfunding, cioè sostanzialmente della raccolta fondi indirizzata al pubblico? Perché abbiamo voluto tentare un esperimento che è questo, cioè coinvolgere attivamente amici e fans nella realizzazione di un prodotto artistico. Mi spiego, per noi artisti realizzare una canzone, scriverla e vederla finita e vedere che fa il giro del mondo, che ottiene recensioni, che viene acquistata, è una grossa soddisfazione. Ci piacerebbe vedere e condividere questa soddisfazione anche con gente che abitualmente non è avvezza alla creazione artistica. Oltre alla soddisfazione morale, che ovviamente è l'elemento principale, in realtà ci sono anche una serie di ricompense che sono previste per coloro che collaboreranno dando un loro contributo. Esatto, a seconda della somma donata si potrà ricevere almeno una copia del CD. La copia del CD è una bellissima maglietta di Gnos Furlanis, oppure se qualcuno canta o suona nelle lezioni di saxo clarinetto da parte di Alberto, il nostro clarinettista, oppure delle lezioni di canto e presenza scenica da parte di Fanny, la nostra cantante, fino ad arrivare a
un eventuale concerto privato a casa propria, dove noi ci presenteremo e suoneremo in esclusiva per chi ha donato i pezzi del CD. Benissimo, allora chi volesse avere informazioni dettagliate su come donare, su quali sono le ricompense e le soglie di donazione che consentono l'accesso alle varie ricompense, come può fare? Può andare a visitare il sito che appare qua in sovraimpressione, oppure scrivendo direttamente al nostro, sull'indirizzo che troverà nel nostro sito ufficiale reverieweb.com. Perfetto, tutto chiaro, esaustivo. Quindi invitiamo i nostri fan e chi sta per diventare nostro fan a collaborare con noi, a essere parte di questo progetto, avere la soddisfazione di fare arte, fare musica. E quindi lasciamo i nostri amici invitandoli a donare, donare, donare. Grazie, ciao.